La tratta Tre Mestieri, Villa San Giovanni, è più lunga, però è più economica. Come si scatta il minuto? Multa. Purtroppo non abbiamo filmato. Buongiorno belli, benvenuti in questa nuova Furgo puntata. Siamo in un posto super speciale per noi. Dopo due mesi siamo ritornati qui, siamo al porto, quindi è l'ora di lasciare la Sicilia. Siamo un po' malinconici perché la Sicilia la odi e la ami, ma noi penso che l'abbiamo più amata che odiata. Comunque è talmente malinconici che Davide ieri si è fatto venire una pseudo-influenza intestinale e io oggi ho mal di testa, quindi secondo me i nostri corpi sarebbero forse rimasti qui in Sicilia. All'andata abbiamo fatto Villa San Giovanni in Messina, ora stiamo facendo Tre Mestieri. Non troppi, eh? Non troppi, solo tre, mi raccomando. Sennò poi lavorano troppo. Tutto te, Tre Mestieri. Tre Mestieri, Villa San Giovanni. Perché scendendo giù dall'entroterra siamo praticamente arrivati a Catania, quindi poi da Catania era comodo prendere Tre Mestieri. E tra l'altro costa meno perché abbiamo pagato l'andata 58 e ora 43. Quindi notevolmente... Quanto? 43, 44, 45, 46, 47, 48 più 15 10. euro 15 euro, sono parecchi comunque. Quindi se vi dovesse capitare, tanto Messina è qua, anche da Villa San Giovanni conviene venire a Tre Mestieri. Non ti becchi il casino che c'è uscendo dal porto di Messina? Sicuramente, sì sì. Qua è molto più easy, molto più facile. Il porto, quando esci dal porto di Messina, è un po' più incasinato, via. E noi che non amiamo tanto il casino, Tre Mestieri lo preferiamo. Esatto, non quattro, mi raccomando, eh. Eccoci qua ad aspettare, siamo i secondi praticamente ad aspettare la nave che arriva. Sinceramente non ho ancora ben capito se siamo i secondi o dove siamo, perché ci hanno chiuso, perciò. Vabbè, dovremmo farcela. Sì. Qui c'è Siri in attesa, lì c'è Sprint che se la dorme e qui c'è Charlino che se la dorme. Eccola la Blue Ferris che sta arrivando. Noi eravamo i primi e adesso siamo praticamente gli ultimi perché Davide ha deciso di far uscire Charlie tre minuti prima. No, anche perché io mi ero messo tutto in là, perciò automaticamente ci hanno chiuso. Ero chiuso, non potevo sì. muovere. Guarda lì i camper che vengono ad esplorare la Sicilia al posto nostro. Facciamo uno scambio. Uno scambio. Ciao Sicilia, grazie a te abbiamo imparato a lasciare andare i pregiudizi. Abbiamo imparato a provare due sensazioni nello stesso momento, l'amore e l'odio. In questi due mesi vi abbiamo raccontato delle sue bellezze e continueremo a farlo con chiunque ci chieda della Sicilia. Questo è quello che abbiamo odiato. Purtroppo è una realtà che si sta diffondendo ovunque, nonostante siamo in un'era in cui ci sarebbero tutti i mezzi per far sì che questo non accada. La spazzatura è una grande risorsa, nel posto sbagliato, a cui manca l'immaginazione di qualcuno perché venga riciclata a beneficio di tutti. Solitamente quando si va in un posto si critica in base a quello che si vede. Come diciamo sempre, non è il luogo che è brutto, ma è l'essere umano che lo rende così. Per fortuna questa è la minoranza. Ringraziamo tutti voi siciliani che quando parlate della vostra terra vi si illuminano gli occhi. Vi ringraziamo per la vostra accoglienza e ospitalità. Ci avete fatto sentire a casa. Eccoci arrivati in Calabria, faremo qualche tappa qui e poi pian piano risaliamo verso nord, inizialmente verso la Toscana e poi pian piano saliamo. Come all'andata siamo stati un pochettino su, questa volta anche con Charlie, sul ponte e poi siamo rimasti sul furgone con i gattini tranquilli. Davide si è coccolato un po' Siri. Quindi per chi ci segue da poco, perché l'avevamo già detto
furgone sulla macchina, un pochettino rumoroso, ma niente di che. La tratta Tre Mestieri, Villa San Giovanni, giusto? Giusto. È lunga 50 minuti circa. Sì. A differenza della tratta Villa San Giovanni Messina, che sono 20 minuti. Esatto, quindi è un po' più lunga. Sì. La tratta Tre Mestieri, Villa San Giovanni, è più lunga, però è più economica. Buongiorno, mi sposto. Buongiorno. All'interno, che c'è un vento che ci porta via. Siamo risvegliati qui sul lungomare di San Ferdinando con una pioggia consistente. Ora è uscito il sole, ma c'è un vento che ci porta via. Infatti volevamo far uscire i gattini, ma vi faccio vedere dove sono. Allora, portellone aperto, Charlie che annusa l'aria, poi un gattino è lì, è uscito e in un attimo è rientrato. E un altro gattino, anzi gattone, è qui. Diciamo che loro al vento non lo amano molto. Però dobbiamo dire che anche a noi due il vento disturba parecchio. Però c'è e lo prendiamo. Però finché c'è il sole va bene. Assolutamente. Comunque, questo è il lungomare di San Ferdinando, molto pulito. Eccolo lì, impazzito. Ma sei tu che l'hai fatto abbaiare adesso. Mentre Davide fa fare due passi a Charlie, io sistemo il furgone perché ci spostiamo verso Tropea. Quindi da casa la trasformiamo in casa viaggiante. Prima cosa togliamo questo che è bellissimo, ma se no per tutto il viaggio si sente questa bellissima musica, ma preferiamo toglierla. Poi togliamo anche la lampada di sale e il router perché possono cadere in viaggio. Poi togliamo le sacche da qui perché sennò durante il viaggio tutto il tempo battono e la frutta si rovina e il rumore non è piacevole. E le mettiamo sempre qui. Poi ho già chiuso questi cassetti. Chiudo ancora questo cassetto perché sennò durante il viaggio, come è successo ieri, si aprono. E altra cosa, giriamo il frigo a motore perché prima era gas. E via, il trasportino l'abbiamo messo sul letto perché sprint durante il viaggio poi si mette lì. Siri invece si mette nella sua scatola, che è quasi da cambiare, oppure si metterà qui sulla dinette. Ora è ancora lì a prendere il sole. Siamo pronti così per spostarci. L'oblò in alto l'avevo già chiuso prima e andremo appunto verso Tropea sperando di trovare un parcheggio perché lì sarà molto più turistico che qui e vi faremo sapere. A dopo. Davide mi ha detto qui devi fare un video e effettivamente aveva ragione. Che mare! Scusa, puoi ripetere? No, ho detto vedere Tropea dall'alto mi fa piangere, è come le cipolle. Che battuta scontata. Arrivati a Tropea, ci siamo parcheggiati per ora dal porto perché c'è un po' di verde così i gattini possono uscire un pochettino e poi vediamo se fermarci a dormire qua o spostarci un pochettino più verso il centro. Tra poco abbiamo la premiere, quindi siamo qua tranquilli a chiacchierare con voi e poi vediamo cosa fare. Ma che bella collanina che hai! Ti piace? Mi piace! Se anche tu ne vuoi una, scrivimi! Fatta con le mie mani! Mamma mia, qui abbiamo... Antonio il Bandiera! Il Banderas! Gattini belli! Dobbiamo andare a collegarci noi! Siamo in premiere, topponi! Ne approfitto per dire una cosa, se siete in premiere,
Se scorrete col ditino sotto i commenti c'è scritto chat dal vivo e potete commentare, scriverci e noi in diretta vi rispondiamo, perché so che molti di voi non la sanno questa cosa. Col computer si vede direttamente sul lato destro, sul telefono non sempre si vede, ma se appunto dove c'è scritto commenti fate così col ditino esce fuori chat dal vivo e noi possiamo rispondervi in diretta. Buongiorno, iniziamo con i... A pagare. La giornata inizia pagando. Allora, infine ci siamo spostati, siamo venuti in questo parcheggio qua, un parcheggio per le macchine, perché ci sembrava un pochettino più sicuro, più che altro perché dobbiamo andare fino appunto in centro, in posta, a spedire un ordine e poi a farci un giro, e così qua siamo tranquilli. Devo dire che è carissimo perché costa 3 euro all'ora, quindi faremo il giro di un'ora. Un giro super veloce, super poi veloce. Tanto un giro io l'ho già fatto ieri. E voi non potete capire quanto sono contento io, un giretto proprio un'ora. Uno piccolissima, quindi ce la facciamo. Poi magari andiamo anche però dopo a vedere quel santuario lì sopra, costruito sulla roccia. Volendo c'è anche un'area sosta qui attaccata, che costa mi sembra sui 20 euro, però per noi stando pochissime ore non aveva senso, poi non dobbiamo neanche fare carico scarico, quindi ci siamo parcheggiati qua insieme ad altri van e paghiamo il parcheggio e poi andiamo. Facciamo un tutorial di come funziona, perché magari poi la gente dice però come funziona? È difficile, però dobbiamo mettere la targa. Ormai la stiamo a memoria. Poi seleziona moneta, mettiamo 2 euro e mettiamo 1 euro, mettiamo almeno un'ora fino alle 10.07. Molto bene. Voilà, andiamo. Pagare abbiamo pagato, ora saliamo su. Centrale, se ci sono queste viuzze laterali che sono un gioiellino. Cipolle, melanzane, pomodorini. Però pensate quanto la fiducia che c'è in questo paese qua a lasciare la roba così sul tavolo, nessuno tocca. Esatto, qui è un ristorante, sicuramente è arrivato il fornitore a portargli frutta e verdura e l'ha lasciata lì perché ci si fida. Giusto. La fiducia è la base della vita. Ma tosca! Ma quanto siamo diventati? Eh? Chi? Sì, io. Chi è? E se chi è? Perché? E se perché? Dove? Eh? Siamo entrati nel Duomo nel momento esatto, perché è arrivata una gita, sono in tantissimi, tra l'altro molto bello, molto essenziale come piace a noi. Il giusto, poco come dovrebbe essere secondo noi, a nostro parere, una chiesa.
Ma la cosa bella è il soffitto. Stavo per dirlo io. Voilà, tutto in legno, è bellissimo, bellissimo. Ora proseguiamo perché ci mancano 10 minuti e il parchimetro che qua mi sa, finisce. Che qua mi sa che sono peggio del nord. Come scatta il minuto, tam, multa. Davide è dal furgone perché ci scadeva il ticket, quindi non vogliamo avere sorprese. Io sono venuta a vedere il santuario, un santuario che risale al 7-8 secolo, quindi pensate a costruire questo santuario su questa rocca. Che lavoro c'è stato dietro. Ora abbiamo gru, abbiamo un sacco di cose che possono aiutare una costruzione del genere, ma nel 7 secolo sicuramente no. Purtroppo non abbiamo filmato, ma ci abbiamo messo tipo un quarto d'ora, se non mezz'ora, ad uscire da Tropea, perché da dove eravamo noi, che tra l'altro era vicino a un'area sosta, c'era un ponte segnalato a 1,90 m, e quindi noi non potevamo passare. Dall'altra parte era 1,50 m addirittura, quindi non si poteva passare. Abbiamo fatto un giro del globo, abbiamo addirittura chiesto a un posto di blocco della polizia per chiedergli come uscire da Tropea. Avremmo sbagliato noi forse, ma c'erano anche 2-3 camper che giravano. Altro problema, oltre a non saper dove andare, è l'asfalto di Tropea. In realtà da Tropea fino a tipo Pizzo Calabro, tutto un asfalto un po' tortuoso. Qui il problema è che qua pensano a sto famoso ponte da collegare la Sicilia al resto dell'Italia, ma non pensano che prima di fare un ponte ci sarebbe da fare altri bei lavori, sia nella zona della Calabria che nella zona della Sicilia. Ora parliamo della Calabria perché questo pezzo di strada che ha detto la Vale è veramente improponibile, a parte che manca la segnaletica. Un paese come Tropea che vive, penso il suo 90% di turismo, che non abbia l'accortezza di queste cose qui. Questa è una critica costruttiva, ma anche per le persone del posto, perché secondo me avere delle strade così con tutti i motorini, le biciclette che girano, è veramente pericoloso. Anche perché ora siamo a maggio, quindi non oso immaginare la circolazione di quel paesino ad agosto. Cioè, voleva essere sì una lamentela, sì, anche perché una critica costruttiva, anche perché i parcheggi a Tropea sono tutti a pagamento, quindi che costano 3 euro, allora come Vale vi ha fatto vedere. Quindi usiamo sti soldini magari sulle strade, così. Ora andiamo verso Diamante, un altro bel paesino che ci hanno consigliato, e speriamo di trovare parcheggio e che la strada continui così, perché ora direi che è migliorata. Buongiorno! Siamo arrivati a Diamante senza problemi, a parte i problemi iniziali nel uscire da Tropea, ma quelli sono dettagli. Siamo nella città dei murales e del peperoncino. Ci sono circa 150-200 murales in questa città. Non male, tra l'altro alcuni bellissimi, alcuni un po' rovinati. Però ma alcuni sono del 1900, hanno iniziato a fare i murales nel 1981. Pensate. Abbiamo parcheggiato in un parcheggio gratuito dove fanno il mercoledì e sabato il mercato, ma oggi domenica, quindi siamo tranquilli. Dovremmo essere tranquilli, ma la notte tranquilla, quindi sicuramente lo sarà anche sì, oggi sì. Noi siamo parcheggiati laggiù, qui c'è il fiume che si incontra col mare.
Amore, non abbiamo il wifi, ma abbiamo il vino buono. Dopo due bicchieri, navighi, che è un piacere. Oltre ai murales ci sono anche i mosaici. E questo veramente è chissà quanti milioni di pezzi, uno diverso dall'altro, ci sono. Abbiamo comprato dei peperoncini piccanti, non per noi perché non amiamo il piccante, no, ma per Aleger, come si chiama di nome? Matteo. Matteo, che è il ragazzo che ci ha aiutato a montare il WC a secco. Tra l'altro, se non avete visto il video, vi lasciamo il link, sì, qui sopra. Quello che mi ha fatto le basi in legno per montare il WC a secco. Già in Salento abbiamo preso una cosina super piccante e ora in Calabria abbiamo preso i peperoncini super piccanti. Ora proseguiamo, non possiamo farvi vedere tutti i 200 e passa murales perché sono veramente ovunque, cioè alzi la testa ce n'è uno, di là ce n'è un altro, però sono stupendi, fatti benissimo. Ah bella! No, parlavo con l'isola lì. Ah, parlavi con l'isola? L'isola bella. Poi c'è la spiaggia praticamente nera qui, quindi fa molto contrasto con l'onda bianca, il mare azzurro. Bello, eh? Bello. Abbiamo lasciato Diamante e i suoi murales, ora ci dirigiamo verso il signor Francesco di Dorotea Farm, che ci segue su Instagram e che qualche mese fa ci ha invitato ad andare a trovarlo. E quindi, visto che ormai l'avete capito, ci piace conoscere le persone del posto e le tradizioni, andiamo a trovarlo. Tra l'altro si trova nella Valle dei Cedri, lui coltiva il cedro e siamo proprio curiosi. Ma di questo ve ne parleremo nella prossima Furgo puntata. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale così non ve la perdete e buon tutto a tutti!